Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, che si è spento questa mattina all'età di 95 anni. Tanti i messaggi di cordoglio giunti in particolare dai rappresentanti istituzionali abruzzesi per un uomo che ha avuto un forte legame con la nostra terra, il servizio. Si è spento questa mattina all'età di 95 anni il Presidente Emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, Governatore della Banca d'Italia, Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro e infine Presidente della Repubblica scelto dal Parlamento al di fuori dei partiti. Carlo Azeglio Ciampi è stato un vero e proprio traghettatore delle istituzioni a cavallo tra la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda, subito dopo il terremoto di Tangentopoli. Ciampi, da Ministro del Tesoro, guidò l'Italia nel percorso che le consentì di entrare a far parte della moneta unica europea. Tra i tanti messaggi di cordoglio e di ricordo che in queste ore arrivano dal mondo della politica per quanto riguarda la nostra regione, in rappresentanza del Consiglio regionale il presidente Giuseppe Di Mangrazio ha commentato: è una perdita per l'intero paese e per le istituzioni repubblicane. Ciampi era un amico dell'Abruzzo, regione che conosceva bene e che aveva visitato più volte. Diverse sono state le sue visite nelle città abruzzesi così come alle istituzioni regionali e forte era rimasto il suo legame con i movimenti partigiani e con i luoghi simbolo della resistenza in Abruzzo, a cui da presidente aveva reso onore e riconoscimenti. Ciampi aveva una conoscenza profonda dell'Abruzzo, continua la nota di Di Pangrazio, sia dal punto di vista politico che per le sue bellezze naturali, come quelle montagne abruzzesi che lo adottarono da giovane sottotenente quando riparò a Scanno per non aderire alla Repubblica Fascista di Salò. Piango la scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, fulgido e indimenticato esempio di statista, ha commentato il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Grande sostenitore dell'Unione Europea, egli ha saputo ricoprire tutte le cariche che gli sono state affidate, presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, ministro e governatore della Banca d'Italia, con rigore e umanità al tempo stesso. Il cordoglio mio e di tutti gli abruzzesi si leva alto nel ricordare un uomo esemplare di cui sentiamo già la mancanza. Un 55enne residente a Spoltore in provincia di Pescara è morto poco prima delle ore 14 in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva jogging sul lungomare di Pescara nei pressi dello stabilimento balneare Istria. L'uomo è stato visto accasciarsi a terra da alcune persone che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della squadra volante. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'uscita dell'Abruzzo dal regime commissariale della sanità. Tra quelle commissariate è la prima regione italiana ad aver concluso la procedura. Il risultato di oggi è anche una conseguenza della passata governance, lo possiamo dire. E come sarà? Ora le chiedo la sanità di domani. Beh, intanto noi abbiamo lavorato molto in questi due anni. Pensare che due anni fa si poteva uscire è sbagliato, perché in questi due anni noi abbiamo fatto il registro dei tumori, un piano sanitario, il riordino della rete ospedaliera, il riordino dei punti nascita, investendo sulla rete STAM e STEN e su tutti i materni infantili che sono stati quasi tutti ristrutturati. Abbiamo investito sul territorio, abbiamo un piano della prevenzione che prima non c'era e la prevenzione presenta tanti e corposi investimenti. Abbiamo avuto premialità per 140 milioni di euro dal governo grazie a questi adempimenti. Per cui abbiamo lavorato tantissimo per ottenere questo risultato in questi 24 mesi. Il futuro è mettere al centro il cittadino ancora di più. Il futuro è chiedere agli operatori, agli infermieri, agli OSS, ai medici di prendersi in carico e in cura un lungo percorso di assistenza e poi investire sul CUP, investire sull'ADI, sulle assistenze domiciliari, perché lì l'operatore entra dentro le case e dà un'assistenza molto lunga ai cittadini. Ecco, nonostante tutto quello che ha detto del lavoro svolto in questi mesi, ci sono state polemiche sulla questione tagli alla sanità. Oggi, in vista dell'uscita del commissariamento, come spegne queste polemiche? Perché intanto non è vero che ci sono stati tagli. Ovviamente il gioco della strumentalizzazione in sanità produce questo, ma noi abbiamo spesso
speso 50 milioni di euro in più all'anno, soltanto prendendoci in carico per esempio le persone malate di epatite C, garantendo i nuovi farmaci e salvando tante vite, abbiamo speso tantissimo. O abbiamo investito sul percorso nascita, che non è vero che è stato un taglio, ma ci sono stati investimenti per oltre 15 milioni di euro sulle nuove sale parto. Ecco, abbiamo fatto un grande lavoro di riorganizzazione, di messa in sicurezza e di qualità dell'assistenza. Un commento sulla regione Abruzzo rispetto alle altre regioni sulla sanità? Beh, il commento questa volta non è né politico, né ideologico, né formale, è sostanziale, perché gli atti che abbiamo definito insieme, che la conferenza Stato-Regione, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, sono emblematicamente la prova di un ottimo lavoro che è stato fatto nell'ultimo biennio e che consente a questa regione di uscire dopo quasi 10 anni da una lunga fase di complesse vicende finanziarie, organizzative e operative che hanno determinato effetti, direi, negativi non nella regione, ma hanno provocato in questi anni anche grandissime difficoltà, immagino, tra operatori e cittadini. Oggi c'è una speranza, un tempo nuovo, e quindi il commento sta negli atti, nella sostanza. Sale a 297 il bilancio complessivo delle vittime del sisma del 24 agosto scorso, con il decesso di 2 persone che in seguito al terremoto erano state ricoverate in gravi condizioni. Uno, Umberto D'Angelo, 77 anni, di Amatrice, è morto ieri nel tardo pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove era arrivato il giorno stesso del sisma con una sindrome da schiacciamento che aveva prodotto danni molto gravi. Proprio questi sono all'origine delle complicanze che hanno portato al decesso. L'altra vittima si chiamava Giuseppe De Angelis e aveva 90 anni. L'anziano risiedeva a Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto, nell'Ascolano, ed è morto nell'RSA di Paggese, frazione di Acquasanta Terme, sempre in provincia di Ascoli Piceno. E ieri a Valle Castellana, in provincia di Teramo, c'è stato il vertice con alla presenza del capo della Protezione Civile Curcio e del commissario alla ricostruzione Errani, un vertice che vi abbiamo documentato già nelle precedenti edizioni, e a questo vertice hanno preso parte anche diversi sindaci del Teramano particolarmente colpiti dal sisma, con gli edifici, diversi edifici di questi comuni che sono stati lesionati. Allora ascoltiamo proprio la loro voce, parliamo dei sindaci di Valle Castellana, Montorio al Vomano e Crognaleto. Qual è la situazione oggi a Valle Castellana e qui nel comprensorio a 3 settimane dal sisma? Allora, io le do 2 dati, perché non sarebbe complicato dare tutta la relazione che noi abbiamo preparato, però può dare un'idea a questo. Noi abbiamo fatto, attraverso le squadre della Protezione Civile, quindi la Dicomac, le famose schede AIDES, ieri, situazione al 14-9, abbiamo fatto 32 sopralluoghi. Di questi 32 sopralluoghi, 2 sono di tipologia A, che significa che non ci sono danni di rilievo, 30 sono fra categoria E, F, D e qualche B. Credo che dia questo un po' l'idea di, insomma, che i problemi ci sono. C'è bisogno di fondi per la ricostruzione e per far ripartire l'economia qui del comprensorio. Una zona di periferia, perché non dirlo, quindi con le attività che soffrono, anche per la crisi che c'è, no? Conosciamo tutti. Quindi è importante intervenire subito per sostenere la ricostruzione e per sostenere le attività produttive, altrimenti ci abbandoneranno tutti quanti qui. Crognaleto, uno dei centri in provincia di Teramo che ha subito i maggiori danni dal sisma del 24 agosto, e avete avuto le risposte che vi aspettavate? In un certo qual senso già siamo molto qualificati sotto la ricostruzione e le procedure del sisma, reduci di quelle che sono le memorie del 2009. Adesso è partita la prima fase, cioè l'emergenziale, adesso andiamo a verificare quelle situazioni di pericolo con i vigili del fuoco per poi ovviamente procedere alla ricostruzione vera e propria. Soddisfatto il sindaco di Montorio al Vomano dell'incontro avuto con il commissario per la ricostruzione Errani? Ma in questo momento è difficile di esprimere un giudizio di soddisfazione. Sicuramente c'è l'attenzione nei confronti del territorio teramano, così come per gli altri territori. Abbiamo 57 persone ad oggi fuori dalle case, il numero
sta variando di giorno in giorno, anche perché diciamo, se ci sono nel frattempo delle, quelle che sono le verifiche da parte della protezione civile, e dopodiché c'è un problema di accavallamento di quelle che sono normative e procedimenti legati al sisma 2009 con quello che è il sisma 2016. Noi abbiamo in iter l'approvazione dei piani di ricostruzione, abbiamo chiesto che si faccia in modo che non si blocchi nulla. E nel vertice di ieri a Valle Castellana, tra i rappresentanti degli enti locali e il commissario straordinario Vasco Errani, si è parlato di come avviare il processo di ricostruzione. Priorità è stata data alle scuole che anche in provincia di Teramo e nel capoluogo hanno subito dei danni. A Teramo città l'anno scolastico riparte lunedì dopo la corsa contro il tempo di provincia e comune. Facciamo il punto della situazione ascoltando il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, e il sindaco Maurizio Brucchi. Presidente Di Sabatino, cosa ha chiesto al commissario straordinario Errani? Ho chiesto che nel rispetto delle priorità di ricostruzione, che sicuramente vedono prima di noi quelle popolazioni e quei comuni che sono stati colpiti pesantemente dal sisma, quindi nel rispetto di queste priorità ci sia un'attenzione anche per questo territorio, a prescindere dall'inserimento o meno dei comuni nel cratere, cioè tutti i territori abbiano la stessa linea d'azione, la stessa attenzione, e anche sui tempi non si venga dietro ad altre situazioni. Quindi diciamo un'omogeneità degli interventi anche nelle risorse a disposizione. Le scuole che non hanno ancora riaperto riapriranno il 19 settembre? Il 19 riapriranno tutte le scuole, abbiamo fatto veramente i salti mortali con i lavori di ripristino dei danni che avevamo ricevuto. Le scuole superiori della provincia riaprono tutte, ci sono in alcuni edifici delle diciamo, inagibilità parziali per le quali naturalmente lavoreremo. Nel frattempo abbiamo già speso 315.000 euro soltanto per i lavori di ripristino, per i quali abbiamo naturalmente seguito le procedure che ci sono state messe a disposizione. Ma guardi, sulle scuole della provincia c'erano dei problemi che il Presidente so che ha risolto, sulle scuole del Comune era solo un'opera di maquillage e di sistemazione di alcune piccole crepe, intonaci, che in questa settimana abbiamo risolto. Abbiamo provveduto anche a fare ulteriori verifiche con la Protezione Civile e diciamo che le scuole riaprono, io direi con grande serenità. Oggi detto bene Curcio che la parola garantire nel suo vocabolario non c'è più. Se lo dice Curcio vuol dire insomma questo un significato ce l'ha. Però noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per dare la massima serenità, ripeto, per le mamme e per i nostri ragazzi. Le scuole riaprono, partiamo con le verifiche antisismiche nei 19 edifici dove non c'è, 12 sono state già verificate, insomma riteniamo a breve di poter dare anche quelle risposte che oggi i genitori ci chiedono. Con il prossimo servizio restiamo a Teramo città. L'Istituto Musicale Braga sarà temporaneamente accolto dal Parco della Scienza. La proposta che era stata avanzata dall'amministrazione comunale e che inizialmente era stata tanto discussa, oggi è stata accettata e accolta dalla direzione del Braga. L'Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo, dopo le numerose polemiche, ha deciso di accettare la proposta del Comune di Teramo, che ha offerto il Parco della Scienza quale sede temporanea dell'Istituto Musicale, vista l'inagibilità post-sisma del COMI e della sede storica. In questo momento è l'unico tetto che ci può soddisfare, che può essere un tetto sopra la nostra testa. Rischiamo la chiusura del conservatorio, l'ordinanza è stata notificata. Purtroppo questo terremoto ci ha colpito duramente, sia la sede istituzionale di Piazza Verdi, che è chiusa, praticamente deve essere chiusa, e sia la sede di Via Comi, nella quale svolgevamo attività didattica, che purtroppo è stata chiusa anch'essa. Quindi in mancanza di alternative non vediamo altra soluzione, è una questione di emergenza, dobbiamo traslocare, voi non avete idea quante carte, quanti libri, quanta storia, 120 anni di storia sono a Piazza Verdi, per cui realmente è una situazione di grandissima emergenza che dobbiamo tamponare. A Parco della Scienza spazio ce n'è, metteremo lì tanta roba.
Una soluzione tampone per consentire all'Istituto Musicale di non perdere la continuità didattica in vista di un ritorno nella sua sede storica. Piazza Verdi tornerà ad essere la casa del Braga, ha garantito il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Continuiamo a parlare di scuole con problemi, ma questa volta sul versante pescarese, in particolare a Città Sant'Angelo. Dopo le verifiche di prassi condotte dai tecnici della provincia di Pescara, è stata interdetta in via temporanea l'ala ovest dell'istituto omnicomprensivo Spaventa, che conteneva 8 classi. Questa mattina il sindaco Gabriele Florindi e la dirigente scolastica Daniela De Angelis hanno spiegato quali sono le operazioni effettuate. Garantire sicurezza agli edifici scolastici, così l'Abruzzo si è mosso all'indomani del terremoto del 24 agosto scorso, che seppur in parte ha raggiunto alcune zone della nostra regione, in particolare il Teramano, dove proprio ieri si è svolto il sopralluogo del numero 1 della Protezione Civile Curcio e del commissario straordinario al terremoto Errani. Nel frattempo le varie amministrazioni si sono preoccupate di effettuare controlli anche nelle altre province, come quella di Pescara. A Città Sant'Angelo è stato l'istituto omnicomprensivo Spaventa ad essere visionato dai tecnici, che hanno disposto un'interruzione parziale e temporanea dell'ala ovest. 8 classi in totale, e ad intervenire è il primo cittadino che, per evitare allarmismi, spiega la natura dell'intervento. Ma io posso soltanto dire e rassicurare tutti quanti che noi abbiamo aperto regolarmente le scuole l'8 di settembre, tutte le scuole, sia quelle comunali che quelle di proprietà provinciali come il Bertrando Spaventa, e posso certificare che il sisma del 24 agosto a Città Sant'Angelo non ha creato una crepa, non vi sono stati danni provocati dal sisma, ma la provincia, nel controllo che ha fatto, nel quale io non entro assolutamente, con i propri tecnici e con l'ausilio dei vigili del fuoco, ha ravvisato delle situazioni pregresse che non hanno nulla a che vedere con il sisma. A parlare c'è anche la dirigente scolastica, arrivata fresca d'incarico lo scorso 1° settembre, che da subito si è interessata delle verifiche in corso per avere un quadro chiaro e provvedere a gestire lo spostamento degli alunni delle 8 classi temporaneamente interdette. Appena ho ricevuto una PEC dalla provincia che mi comunicava un'interdizione parziale delle aule dell'ala ovest, ho provveduto a rispondere chiedendo la conclusione in tempi immediati degli accertamenti e, nelle more, la fornitura di locali alternativi alle aule interdette. Comunque abbiamo immediatamente attuato un piano di emergenza che tenga conto della diversa dislocazione delle aule. Delle 8 aule interdette, 4 ne abbiamo ospitate in locali che erano destinati ad altro uso dell'Istituto Spaventa, e 4 in collaborazione col sindaco, che ha dato sempre la massima collaborazione, li abbiamo utilizzati grazie al fatto che lui ha spostato le aule di scuola media che venivano ospitate presso l'edificio Spaventa. Prosegue la polemica sul taglio degli alberi a Pescara, un caso diventato anche nazionale. L'amministrazione comunale oggi ha voluto incontrare la stampa per chiarire alcuni punti, e nella stessa giornata anche gli ambientalisti hanno proseguito le loro azioni di protesta. Nuovo sopralluogo degli ambientalisti a Pescara per il caso dell'abbattimento degli alberi e nuove anomalie riscontrate. Questa volta la via contestata è Via Colli di Mezzo. Ai colli, anche qui, ci sarebbero discrasie tra carte e tagli effettuati. Ci sono alberi in meno rispetto a quelli che ci sono realmente. In questo filare ce ne sono 34 contati sul campo e lui ne scrive 33, però giunge a questo numero sbagliando 3 volte lungo il filare, cioè progredendo, una volta tolto, aggiunto, una volta tolto e una volta tolto. Poi hanno abbattuto più oltre, hanno abbattuto 2 pini che dovevano essere solo potati secondo la loro relazione, e non hanno abbattuto uno che è nella classe d'abbattimento. Ci hanno lasciato in piedi quello pericoloso e hanno abbattuto quelli da solo potare. Nella tarda mattinata il comune si è riunito in conferenza alla presenza di tecnici, assessore al verde, primo cittadino e vice sindaco, per chiarire una volta per tutte le polemiche che ormai sono finite anche sui social di esponenti come Henry De Luca e Alessandro Gasman, schierati dalla parte degli ambientalisti.
Innanzitutto ricordiamo che Pescara ha quasi 17.000 alberature e noi ne stiamo tagliando lo 0,7%. Queste risultano oggi a noi essere pericolose. Al contempo stiamo attuando 280 potature agronomiche per salvare delle piante che potrebbero diventare a rischio, ma che così non lo diventeranno. E poi, cosa non scontata, per ogni albero tagliato ne verranno ripiantati due, cosa che non succede dappertutto, vi assicuro, con uno sforzo economico notevole. Non so se ci sono stati degli errori, a noi ad oggi non risultano, abbiamo riverificato più volte e non ci risultano errori sostanziali. C'è risultato un errore nella stesura, diciamo, della relazione, dove c'è un refuso, c'è una riga in più, ma che non ha comportato l'abbattimento di alberi sani. Nel corso dell'incontro poi ad irrompere nella stanza è stata l'opposizione, che ha contestato la mancata partecipazione della cittadinanza rimasta fuori dalla porta chiusa. Ma scusa, ma perché ci stanno i cittadini fuori? Non è mai accaduto. Abbiamo contestato il fatto che la porta era chiusa a chiave perché si impediva l'accesso ai cittadini. Non è mai successo una cosa del genere. Il comune è la casa dei cittadini e questa amministrazione si è presentata agli elettori dicendo: noi apriremo tutte le porte. Ecco, questo è il risultato. Mantenimento dei livelli occupazionali per almeno 50 unità è una delle clausole inserite nel bando emanato dalla Regione Abruzzo per la produzione nello stabilimento Santa Croce di Canistro. La Regione Abruzzo annuncia un nuovo bando per la produzione nello stabilimento di acque minerali Santa Croce. Nel bando è presente anche la clausola del mantenimento del livello occupazionale di almeno 50 unità. L'accordo è stato raggiunto attraverso un tavolo sindacale tra Regione, sindacati e Comune. Ad oggi però la Regione ancora non è rientrata in possesso del canale di adduzione idrico allo stabilimento. Dopo ripetuti solleciti alla proprietà, il vicepresidente della Giunta Giovanni Lolli annuncia maniere forti se la situazione non si sbloccherà. Manca un'ultima condizione, e cioè la condizione di accessibilità per noi naturalmente, ma poi anche per chi vorrà eventualmente partecipare, alla parte di proprietà regionale di tutto quell'impianto. La parte di proprietà regionale è l'adduzione, cioè tutto quanto sta tra la sorgente e lo stabilimento, che è di nostra proprietà. Attualmente questa parte è inaccessibile perché naturalmente è chiusa, ed è chiusa perché deve essere chiusa ovviamente per ragioni di sicurezza, e noi sono già quattro lettere che facciamo all'attuale gestore perché ci renda accessibile questo bene, che è una delle condizioni del bando. Finora tutto ciò non è stato reso possibile. Io mi aspetto che, diciamo, adesso venga reso possibile. Se così non dovesse essere, noi dovremo procedere attraverso l'autorità giudiziaria. È stato pubblicato oggi l'avviso per la ricerca di candidati alla nomina del nuovo organo amministrativo dell'ACA. I curricula, che potranno essere inviati entro il 26 di settembre, saranno poi sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Sindaci. L'avviso è rivolto alla ricerca di candidature per il consiglio di amministrazione, presidente o consigliere, o di un nuovo amministratore unico. L'avviso è consultabile online sul sito dell'azienda. E ora torniamo all'Aquila e di nuovo polemica per il pagamento delle bollette da parte degli sfollati del terremoto del 2009 che abitano nei moduli del progetto Case. Torna la disputa sul pagamento delle bollette del progetto Case, occupato ancora dagli sfollati. Il Comune aveva istituito il conteggio dei consumi a metro quadro, ma un ricorso ha riportato il pagamento a consumo reale, creando, secondo il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, la vera iniquità tra gli abitanti su piani diversi delle case. La colpa è del Parlamento. Ma spinto da chi? Voi lo sapete, chi sta facendo questi ricorsi? Si stanno facendo i ricorsi ai danni di quelli che stanno al piano zero. E c'è un'altra cosa, qui la vergogna è che i poveri stanno pagando perché li aiutiamo noi, e vi ho dato anche il dato di quante sono le famiglie indigenti. Qui c'è la borghesia aquilana che sta da lì dentro, ancora sta, che non paga, ed è una vergogna. Io mi rivolgo a queste persone che guadagnano migliaia di euro al mese, che sanno benissimo
gli invito a comprarsi una motocicletta di meno, una macchinona di meno, una vacanza di meno e dare i 3-4 mila euro che noi avanziamo, perché sono soldi agli aquilani, stanno arrivando le ingiunzioni di pagamento e andremo fino in fondo. La risposta è soprattutto a questa vergogna di 650 persone, molte delle quali fra l'altro stanno nelle casse grazie al fatto che noi abbiamo fatto una politica di accoglienza, sono entrati lì dentro e adesso reclamano pure e non ci vogliono stare. Cioè, si finisce che raccoglie le firme per un ricorso? Ma sì, lo faccio nel ricorso, io denuncio all'Italia che è una vergogna perché queste case sono fatte in modo tale che andava creato, in caso sulla base dei consumi, comunque un algoritmo di correzione. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo chiaramente con il Pescara che domani in uno degli anticipi della quarta giornata sarà impegnato alle ore 18 allo stadio olimpico contro la Lazio. Sul fronte della squadra capitolina ci sono diverse novità, intanto il tecnico Simone Inzaghi cambia modulo e opta per il 3-5-2, lo si è capito nel corso della rifinitura che si è tenuta nel pomeriggio. In attacco la coppia composta dall'ex Ciro Immobile insieme con Filip Djordjevic, poi a centrocampo un'altra novità, l'assenza del centrocampista argentino Lucas Biglia alle prese con una contrattura al polpaccio, al suo posto giocherà Cataldi e poi sulla destra agirà Felipe Anderson, dunque centrocampo da destra a sinistra composto da Felipe Anderson, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Savic e Lulic, trio di difesa con De Vrij, Bastos e Radu davanti al portiere Marchetti. Per quanto riguarda il Pescara invece non ci saranno novità rispetto alla formazione che ha giocato sia contro il Sassuolo sia contro l'Inter, mancano Coda e Baebek infortunati, Aquilani partirà sicuramente dalla panchina, allora di nuovo lo schieramento con Caprari prima punta sostenuto da Verre e Benalì, dirigerà Maresca di Napoli. Ascoltiamo ora le parole del tecnico del Pescara Massimo Oddo, che riconosce come questa non sia una gara come tutte le altre, visto che della Lazio per anni è stato capitano. Ma come sapete io non sono uno molto emotivo, quindi al momento sento poca emozione. È ovvio che la storia non si può dimenticare, no? La storia della mia vita, della mia carriera, quindi tutti sanno che ho passato 5 anni con questa maglia, ne sono stato il capitano e quindi ovviamente c'è un legame tra me, la mia persona e la Lazio, ma questo è inevitabile e quindi certamente è una partita che non è come le altre, però in questo momento sono l'allenatore del Pescara e la cosa più importante è mettere da parte questa emozione e cercare di fare il meglio possibile. La Lazio è una squadra fortissima, se andiamo a vedere i giocatori, a tutti i giocatori di livello internazionale con grande esperienza, grande qualità, quindi se c'è una squadra favorita in campo è la Lazio. Ma ottimo, un amico da sempre, lo conoscevo anche prima di andare alla Lazio, quindi è un grande amico, abbiamo fatto più o meno anche lo stesso percorso, insomma lui ha allenato qualche anno in più nel settore giovanile, ma lui ha sempre sognato di fare quello fin da quando era giocatore, insomma, e quindi si sapeva benissimo, chi non conosceva sapeva benissimo che il suo obiettivo sarebbe stato quello di allenare. Non posso mettere in difficoltà i giocatori e quindi probabilmente domenica ho sbagliato io, l'ho messo in difficoltà io perché sapevo che non stava bene, tant'è che non aveva giocato, probabilmente avrei dovuto fare a posteriori, avrei fatto magari un altro cambio, ma in quel momento era il cambio migliore possibile da fare, perché in quel momento io ho pensato, dicevamo, gestione della palla e lungo per buyback, chi meglio di Aquilani? Però evidentemente poi quando fai un cambio si fa sempre un cambio per cercare di apportare modifiche positive, poi non sempre si risponde per quanto uno richiede, ma ci sta, questo fa parte del calcio.
Noi abbiamo la nostra idea di gioco, la nostra identità e cerchiamo di fare quello, di portare avanti le nostre idee. L'errore più grande sarebbe quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cercare di modificare laddove magari i risultati non vengono. Io sono straconvinto che quello che abbiamo fatto in queste partite è un lavoro fatto per bene, dobbiamo continuare su questa squadra, alla lunga questa ci possiamo togliere tante soddisfazioni e con il tempo, con l'esperienza, con un pizzico di fortuna in più, certamente continuando a fare quello che stiamo facendo, continueremo a divertirci, continueremo a divertire la gente che ci vede e cominceremo a fare anche tanti punti. E domani alle 16:30 toccherà anche al Teramo scendere in campo per la quinta giornata del girone B, Teramo che arriva da una settimana assolutamente difficile dopo la sconfitta con il Modena, il ribaltone tecnico con gli esoneri del DS Fabio Lupo e del tecnico Lamberto Zauli, ieri la presentazione del neotecnico Federico Nofri che potrà sedere regolarmente in panchina perché proprio nel pomeriggio è arrivato per lui e per il preparatore neopreparatore Stefanelli è arrivato l'ok da parte della Lega Pro, quindi sarà regolarmente in panchina Nofri che è pronto a cambiare il Teramo con l'ennesimo cambiamento tattico che questa volta dovrebbe essere piuttosto definitivo, 4-4-2 per Nofri. Non ci sarà lo squalificato D'Orazio, al suo posto Carcalis, mancherà ancora Di Paolo Antonio, così come mancheranno ancora Orlando e Cericola. A centrocampo toccherà alla coppia Boulevardi-Peterman con Petrella che agirà da quarto di destra, in avanti spazio a Jefferson e Sansovini. Ascoltiamo il neotecnico Nofri. In due giorni cercherò di fare le cose più semplici possibili e credo che anche da parte dei giocatori ci possa essere un fattore di rivalsa, perché poi quando viene mandato via un allenatore i giocatori in un certo senso possono anche sentirsi, come dire, colpiti in quello che è stata una loro mancanza. Mi aspetto molto dai giocatori importanti. I giocatori importanti devono essere responsabili e non devono sbagliare. Queste sono cose che tanto dirò anche a loro. Non devono sbagliare, ma non tanto il gesto tecnico o il gol oppure l'ultimo passaggio, ma non devono sbagliare nel modo di comunque sia preparare, concepire, trasmettere il modo di allenarsi e di comportarsi dentro lo spogliatoio ai più giovani. E dunque, ripeto, cercheremo di fare un calcio propositivo cercando di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche soprattutto di prendere pochi gol, perché a questo gioco le migliori difese, i migliori attacchi vincono le partite, le migliori difese vincono i campionati. Ma il Teramo cosa ha bisogno? Di ritrovare, credo, qualche certezza, di ritrovare quegli stimoli giusti che possano far rendere al massimo quello che è il parco giocatori. Dobbiamo rimanere sereni ma determinati, e dobbiamo dimostrare che quando andiamo in campo dobbiamo meritarci la maglia, e per meritarsi la maglia dobbiamo allenarci forte. La cultura del lavoro diventa determinante. Vorrei dargli delle certezze minime, non voglio creare grande confusione, perché oggi, dopo 3 mesi che sono fermo, potrei veramente sputare il mondo dentro lo spogliatoio, ma non lo voglio fare. Vorrei, ripeto, dare delle certezze poche, giuste, e spero di poter toccare i tasti giusti. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna domani con la prima edizione, quella canonica, delle ore 14. Grazie per l'attenzione. Buonanotte.